parlo di distribuzione territoriale, non penso che si mettano lì a decidere dove cosa. Quali sono i principi? Io penso che le distanze possano essere anche uno degli strumenti che vengono messi in campo, non possono essere lo strumento per proibire il gioco. Perché io vengo da una città in cui, nella sostanza, se si applicassero le ordinanze utilissime, ispirate a un principio giusto, però credo che rimarrebbero aperte 4-5 punti in tutta Milano e il 99% dovrebbe chiudere. È evidente che non può funzionare così. E i giocatori si sposterebbero poi di fatto. E ci sarebbe qualche sindaco che deciderebbe di normare in modo tale da poter attirare, incamerare il risultato di avere, eviterei i quartieri di gioco con i quartieri di luci rosse, eviterei di metterli su quella prospettiva. Si era intuito appunto, però avevo bisogno di un chiarimento su questo.